barbaro infinito, io non prendo né posso prendere il mio posto nella finzione. I minuti inesorabilmente mi inseguono, mi spingono verso la confine del palcoscenico che si richiude torda a mia spalla. La barriera è chiusa. Essere stanco. Quando si è stancato, allora comincia ad essere un attore. All'inizio l'entusiasmo lo frega in scena, perché fa gesti inconsulti. Quando dice la battuta comica, strilla, la dice più forte, senza rendersi conto che la battuta finale di un periodo che vuole essere comico, e che poi ha questa battuta alla fine come esplosione, la va detta con la massima semplicità. Se il pubblico non ride, fa niente. Vuol dire che non dà sentito. Strillano. Il pubblico smaliziato com'è se tu strilli la battuta comica non ride. E lo fa apposta e sta così, senza muoversi. Anzi, si indispettisce e reagisce al contrario. Se invece lo cogli di sorpresa, è diverso. E la sorpresa qual è? È proprio quella di dire niente. Ti fermi. E poi dici la battuta che viene lì per lì. Ma devono credere che sia stata inventata lì per lì. E questo è difficile. Quanti hanno detto la recitazione a soggetto dei De Filippo? Mi ricordo che eravamo all'Odeon di Milano, io con i miei fratelli, e all'improvviso sono accorsi tutti all'entrata del palcoscenico. Credevano che stessimo litigando veramente. E invece stavamo provando. Anche le battute aggiunte bisogna provare, perché è impossibile inventare in scena. Non state sicuri, non è vero. Da solamente la dura vergogna che gli attori, me compreso, non possiamo cancellare. Perché in epoca futura certi film faranno ridere invece del piangere, faranno pietà invece che riscuotere il pieno assenso. L'attore, quando muore, deve morire. Basta, deve sparire. Non deve lasciare quest'onda, questa falsa vita. È una cosa falsa. Io ho fatto quello di cinematografo, ma l'ho fatto per bisogno. Perché mi serviva di quattrini, non lo